L'arte di parare su un nuovo libro che racconta una sorta di due tempi della sua vita, un primo e un secondo tempo intervallati da un episodio dell'aprile 2022. Diciamo anche supplementari e rigori, che non guasta, perché è stata sicuramente la fatica peggiore che ho potuto fare, ricominciare tutto da capo, perché ho ricominciato la parola, ho ricominciato ad allenarmi. Ma dopo 30 anni che ho smesso, insomma, visto che non ho fatto più niente, neanche palestra, allora è molto dura. Questo libro sicuramente è anche quello di far vedere che io ce l'ho fatta, ce la possono fare un po' tutti. Come lo sport insegna, d'altronde? Beh, per forza, non bisogna mai arrendersi. Da una sconfitta nasce sempre una grande vittoria. Erano altri tempi, altri campi da gioco, oggi vedo che sono tutti belli perfetti, anche riscaldati. Riscaldato non c'era niente, quando c'era inverno, era inverno e quando era inverno. Se lui andava all'Inter, io andavo lì, il giro comunque era stabilito, ma non è che c'era qualcosa di diverso, però poi ognuno ha fatto, io volevo tornare all'Inter a fare il secondo, volevo restare a San Benedetto, lui non ci voleva tornare perché eravamo giovani. Ma ognuno fa le valutazioni che vuole. Io penso che tutto il sistema politico e parlamentare, a partire dal governo, non può vivere in un altro mondo, perché questo problema non nasce ieri, è frutto di quello che è avvenuto in questo paese negli ultimi 14 anni, e che oggi non esista più la Fiat e che non ci sia più una centralità della famiglia Agnelli nella scelta delle decisioni, mi permetto di dire, non è una cosa che si scopre stamattina. E la domanda che io faccio, in tutti questi anni, questi dove sono stati, dove erano, dove hanno vissuto? Quindi da questo punto di vista basta capri espiatori o fermarsi all'apparenza, è il momento di andare alla sostanza. E noi stiamo dicendo, poi chi il gruppo Stellantis manda al tavolo della trattativa lo decide lui, io non ho mai deciso con chi debbo discutere, no? Perché voglio evitare che qualcuno decida con chi vuol discutere dalla parte sindacale, no? Ognuno decida le sue. Quello che noi oggi stiamo rivendicando e stiamo chiedendo da tempo è che in Italia avvenga quello che sta avvenendo anche in altri paesi, che su un settore così importante è il governo e quindi il Presidente del Consiglio in prima persona che convoca le organizzazioni sindacali di categorie confederali, convoca l'azienda, convoca le aziende della componentistica. E lì si fa una trattativa, una discussione vera sulle scelte, sugli investimenti e sulle politiche industriali che sono da fare per salvaguardare l'occupazione e per qualificare la nostra attività. Altrimenti non farlo, ci si assume la responsabilità di favorire un processo di deindustrializzazione. Già adesso siamo messi male. Quest'anno si produrranno poco più di 300.000 auto nel nostro paese, con una potenzialità di 1,5 milioni di auto da produrre. Ma io penso ci sia, secondo me, mi permetto di dire, una inconsapevolezza di quello che sta succedendo. E pensare che queste cose si regolano da solo. Questo è un governo che ha detto che bisogna lasciar fare chi vuol fare, no? Non è così. È proprio quello che sta succedendo anche nel settore della mobilità, è una trasformazione radicale. C'è bisogno di politiche industriali, di politiche di sistema, non c'è bisogno dell'autonomia differenziata, c'è bisogno addirittura di una politica europea che affronti questo passaggio per i ritardi che ci sono. Quindi l'idea di lasciar fare al mercato, ed è una scelta, è un errore fondamentale oggi, così come pensare che io taglio la spesa anziché aumentare le entrate, così come lasciare andare al fisco che ognuno... che chi paga sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, e poi abbiamo la rendita finanziaria, la rendita immobiliare che pagano meno, e siamo un paese che sta aumentando la ricchezza in mano a pochi senza precedenti. Ecco, queste sono
dal mio punto di vista, responsabilità politiche molto precise e da un certo punto di vista su alcuni temi rasentano l'inconsapevolezza di quello che sta succedendo. Le ragioni sono che le misure previste dalla manovra non danno risposta alle esigenze del paese reale, non rispondono a quelle cose che i nostri lavoratori, le lavoratrici, i giovani disoccupati, i pensionati ci chiedono. Noi abbiamo chiesto ai governi di dare risposta intanto sul recupero della perdita del potere d'acquisto. Le misure messe in campo non prevedono, come noi avevamo chiesto, la possibilità di detassare gli aumenti contrattuali e di intervenire sulla contrattazione di secondo livello. Abbiamo raggiunto un obiettivo che è quello del cuneo fiscale, ma il mantenimento del cuneo non dà un euro in più nelle buste paga di gennaio. Rispondiamo che quando si fa una manovra si tratta di aumentare le entrate o di fare dei tagli. Il governo ha fatto una scelta politica di non aumentare le entrate perché i soldi si possono andare a trovare dove ci sono. Abbiamo fatto degli esempi, oltre agli extra profitti si possono fare degli interventi che porterebbero dei soldi freschi nelle casse del nostro paese. E c'è il tema non solo del salario, ma vorrei dire che quando parliamo di lavoro non vorrei che si dimenticasse il tema della sicurezza sul lavoro. Nella manovra non è previsto un solo intervento sulla sicurezza del lavoro. C'è un tema che riguarda il lavoro precario in questo paese e quindi per noi questi, insieme ai temi del fisco, della sanità e delle pensioni, sono temi che ci portano a proclamare lo sciopero generale. Ma non mi pare che cambi nulla, nel senso che noi siamo stati sentiti sul piano strutturale di bilancio. La manovra è stata consegnata alle Camere, saremo chiamati nelle prossime ore a fare le audizioni. Ovviamente l'incontro a Palazzo Chigi mi pare che sia un incontro su una manovra che ci verrà illustrata. Se il governo dovesse per caso dire che è disponibile ad accettare le nostre richieste, noi siamo pronti a tornare indietro sullo sciopero. Ma mi pare un film già visto, un'informativa a cose già consegnate alle Camere e già decise. D'altronde voi ci dite che lo spazio di agibilità che c'è il governo riguarda 120 milioni. Non c'è una possibilità, non si è voluto discutere con il sindacato prima della manovra. Ma noi pensiamo che l'unità sindacale sia sempre importante, ma deve diventare uno strumento, non un obiettivo. Registriamo che molte giornate di mobilitazione nel settore del metalmeccanico, nel settore chimico, nel settore dei trasporti pubblici locali c'è unità. In questo caso noi abbiamo una visione diversa, lo dico con grande rispetto nei confronti di chi la pensa in modo diverso, però noi pensiamo che quello che è stato chiesto alle banche non sia una richiesta di solidarietà, è un prestito. Noi pensiamo che mantenere le decisioni dell'anno scorso sulle pensioni sia una vergogna per questo paese, per le donne che hanno perso Opzione Donna e per chi non può andare in pensione. Pensiamo che sia necessario intervenire sulla sanità. Non ci bastano i soldi in più messi, la sanità in questo paese vive un grandissimo momento di difficoltà e quindi non riusciamo ad essere soddisfatti, con grande rispetto di chi lo è, e per questo andiamo in piazza.